piatto sano ed energetico in 15 minuti. Kitchery all'italiana. Chiamo Davide Fanton e sono l'ideatore di Cucina Energetica. Oggi cuciniamo un piatto che è molto semplice, che proviene dalla tradizione indiana dell'Ayurveda. Quello che cuciniamo oggi sono questi pochissimi ingredienti, perché facciamo una ricetta molto molto semplice, facilissima da fare a casa. Chiunque veramente con queste poche cose può rifarla. Abbiamo delle lenticchie che sono già cotte, normalissime lenticchie. Oggi usiamo questa rucola che è anche un po' vecchia, è un'ottima ricetta anche per recuperare degli ingredienti che magari uno vorrebbe buttare via. Poi abbiamo un avocado, bello morbido, mi raccomando quando lo comprate controllate togliendo il picciolo senza farvi vedere dal gestore del supermercato. Potete guardare se il colore all'interno è verde, allora è buono. Se doveste vedere del marrone o addirittura della muffa qui dentro, lasciate l'avocado lì perché è già marcio. Poi abbiamo dei peperoni rossi e gialli con i quali andremo a creare delle decorazioni, del succo di limone, sale e pepe. Questo invece è un olio umbro, qui ci troviamo in Umbria, quindi abbiamo un olio spettacolare. E delle erbe, io ho raccolto della menta, del timo, però potete usare qualunque erba, del prezzemolo, se vi piace il coriandolo, il basilico. Poi mentre cucino vi darò anche delle alternative per poter sostituire gli ingredienti. È una ricetta molto flessibile. Per prima cosa mettiamo a bollire dell'acqua. Mi raccomando, scegliete sempre un sale che non sia il classico sale iodato da 1,50 € perché è un veleno per il corpo. Scegliete un sale se lo trovate integrale e sapete che in quel sale lì avete tutti gli ingredienti, i nutrienti, i minerali e i sali, insomma, benefici che ti aiutano anche a livello del corpo poi a stare bene, a integrare quello che ti manca. Una curiosità è che se io mangio un sale privo di minerali, poi il mio corpo avrà carenza di minerali più facilmente e sarò più prone a cercare le schifezze nel pomeriggio, magari cerco le patatine, le merendine, perché il mio corpo vede che negli ingredienti della patatina c'è una minima quantità magari di magnesio piuttosto che di, e allora pensa che quella sia una buona fonte di quel minerale del quale ha bisogno. Però insieme a quella piccola quantità di magnesio io magari assimilo grassi saturi e altre cose che non fanno bene. Quindi mangiate sale buono. L'acqua bolle, scaldiamo una pentola dove andiamo a tostare il riso. Quindi fondamentalmente quello che facciamo è una sorta di risotto. La ricetta originale prevederebbe che si cuociano i cereali con dei legumi. La ricetta originale si chiama kitchery. E noi facciamo un kitchery all'italiana in versione un po' mediterranea. Tostiamo il riso con un filo d'olio. Questa è un'operazione importantissima perché se non tosto il riso prima di fare anche un semplice risotto, la cottura non sarà ottimale e avrò un chicco che si spezza più facilmente, una masticazione un po' poco piacevole. Un po' come fanno il risotto i tedeschi, tutto mollo, tutto schifoso. Per capire quando il riso è tostato, semplicemente sono usare e se sento un odore di popcorn sono al punto giusto, altrimenti posso toccarlo con il retro della mano. Nel momento in cui mi scotto leggermente vuol dire che è già pronto. Attenzione a non bruciarlo, chiaramente. Facciamo partire la cottura del riso con la nostra acqua. Potete usare anche del brodo se volete. Una volta che bolle posso anche abbassare il fuoco su fiamma media e so che da qui io ho circa 16 minuti, un quarto d'ora, per prepararmi il resto degli ingredienti. L'acqua l'ho leggermente salata, ho messo poco sale, meglio metterne poco piuttosto che esagerare. Se ne metto poco posso aggiungerlo, ma se esagero è un problema. Nel frattempo posso iniziare a farmi il mio pesto. Facciamo un pesto alternativo, anziché usare i pinoli usiamo l'avocado, che è un grasso insaturo. Questo significa che non va a alzare i livelli di colesterolo, neanche i pinoli lo alzerebbero, però in questo caso facciamo un'alternativa un po' più esotica, un frutto, l'avocado, che ci porta tutta una serie di micronutrienti benefici, di vitamine, di minerali. Vado a scavare la polpa
dell'avocado, circa metà di questo avocado che è molto grande. Aggiungo la mia rucola. Quindi questo è un modo per consumare le verdure in una maniera differente. Anziché farmi un'insalata con la rucola, andiamo a fare una salsa. Aggiungo del pepe e del sale. Per semplicità, visto che ho sia il pepe che il sale grosso, vado a pestarli in un pestello. È una cosa carina che potete fare anche se avete degli ospiti, lo fate fare agli ospiti e loro si divertono. Il sale è grosso, quindi lo metto anche nel pestello e gli do una macinata. Quando il riso si secca, aggiungo altra acqua e mescolo. Mi raccomando, l'acqua deve essere sempre molto calda in modo che il riso non smetta mai di bollire, altrimenti poi la cottura rischia di non essere uniforme. Questo è il risultato che cerchiamo. Vado ad aggiungere del sale, del pepe, una buona quantità di olio. Questa ricetta uno potrebbe pensare che usiamo tanti grassi, in verità quando uso grassi di qualità come questo olio umbro e l'avocado, specialmente se li uso senza cottura, perché noi andremo ad aggiungerli alla fine, va benissimo. Sono grassi che in realtà hanno molte molte proprietà benefiche. Aggiungo una goccia di acqua e del succo di limone per dare acidità e vado a frullare. Aggiungo anche del pepe per una nota piccante e la mia crema è pronta. Vedete che bel colore e che cremosità. Quindi io questa la userò al posto del burro. Quindi ho una parte comunque grassa e aromatica che andrò a usare per mantecare il riso al posto del burro. Il burro che invece non utilizzo, perché come tutti i grassi animali è un grasso, si dice, saturo. Questo significa che quando io lo vado a consumare, specialmente se in dosi alte, questo va ad alzare i livelli di colesterolo cattivo nel mio sangue e può andare a lungo termine a causare problemi anche di circolazione, perché crea come dei tappi all'interno delle arterie. Quindi se avete problemi di colesterolo, togliere il burro è una buona idea. Possiamo aggiungere, visto che ce le abbiamo, anche le nostre erbe direttamente nella crema. Quindi quello che vado a fare, e sono ancora in tempo, do una sciacquata alle mie erbe aromatiche, in questo caso menta e timo, e le vado a frullare sempre nella mia crema di avocado in modo da renderla anche più profumata. La menta tra l'altro ha delle proprietà sedative, quindi è raffreddante, si dice nella tradizione orientale, quindi porta calma al sistema digestivo, può curare anche il mal di testa e in più poi, specialmente se avete la menta fresca nell'orto, è fantastico perché vi dà un profumo veramente unico. Quando si asciuga, io prontamente aggiungo dell'acqua. In India questo riso qui sarebbe un riso basmati, cotto molto di più, e diventa un po' un piatto cremoso, però diciamo che ha molte cose da invidiare ai nostri risotti. Il riso asiatico tende ad essere molto più asciutto in fase di fine cottura, invece il risotto potete già vedere che sta creando una bella cremina. L'ultimo step, andiamo a crearci una decorazione con i miei peperoni, quindi vado a fare un contrasto che è importantissimo anche a livello di estetica. Avrò il mio piatto con riso, lenticchie, che sarà bello verde, cremoso, e come contrasto vado ad aggiungere dei dischetti che farò con i peperoni, gialli e rossi. Molto semplicemente prelevo una parte in questo modo, una fetta, stando attento a non prelevare la parte bianca, che è meno digeribile e un po' più amara. E la stessa cosa dal peperone rosso. Quindi prendo dei dischi, dei coppa pasta,
Nel frattempo tengo sempre il mio riso bagnato. Mi raccomando, non dimenticatevelo. Il riso è come una donna, ha bisogno di coccole e di presenza. Siamo quasi pronti ad impiattare. Bene, il riso è cotto, è ancora al dente, quindi siamo perfettamente in tempo. Lo tolgo dal fuoco, lo lascio un attimino riposare, nel frattempo mi creo i miei dischi di peperone con il mio disco coppa pasta. Vado a fare dei fori e ottengo dei cerchi perfetti che sono molto belli poi a vedersi. 3 rossi e 2 gialli. È importante quando fate degli impiattamenti pensati per stupire che usiate sempre dei numeri dispari. Per qualche motivo il cervello riconosce le cose di numero dispari come più armoniose e più attraenti rispetto a quelle pari. Quindi anziché fare 4 o 6 pezzi ne faccio 5. Quindi a questo punto manteco il mio riso con la crema di avocado, erbe aromatiche e rucola. Aggiungo le mie lenticchie che sono già cotte, quindi non hanno bisogno di cottura. Piatto velocissimo questo qui, guardate che meraviglia. Lo lascio un attimino riposare in modo che i sapori si amalgamino e vado a rosolare leggermente il mio peperone in un filo d'olio. È importante quando si cucina tenere più pulito possibile man mano che si fanno le cose, perché in questo modo abbiamo armonia nello spazio di lavoro, quindi la mente è più lucida e riusciamo a fare piatti anche più belli, perché da una mente lucida, per esperienza, vi posso dire che si fanno delle cose molto migliori. Specialmente se siete stanchi la sera, magari dovete cucinare, tenete ordine, anche perché poi una volta che avete finito non avete un disastro da pulire dappertutto. Eccoci qua, aggiungo un pizzichino di sale al mio peperone. Vedete? L'ho solo leggermente colorato in padella. E sono pronto ad impiattare. Lavoro con un mestolo perché ho più controllo. Nel mio piatto fondo vado ad aggiungere una buona dose del mio chicchiari all'italiana, mantecato con crema di avocado. Lo batto da sotto in modo da uniformare il mio piatto e a terminare aggiungo qualche punto di colore con i miei dischi di peperone. Chicchiari all'italiana, riso, lenticchie, quindi ho carboidrato e proteina, un piatto completo, ricco di verdure, contiene la rucola, contiene i peperoni, pronto in un quarto d'ora circa. Se non avete il riso potete usare il farro, potete usare il grano saraceno, potete usare la quinoa, potete usare il couscous, in quel caso magari lo cuocete a parte e lo mettete a risottare proprio un attimino con la crema di avocado. Al posto delle lenticchie potreste usare i ceci, i fagioli, i piselli, qualunque legume. Ecco qua, buon appetito!